Villa Peripato di Taranto, quella che nella fantasia, anzi nelle fantasie di Rinaldo Melucci, sarebbe stata riqualificata in quell'elenco di frottole chiamato questo elenco Fatto 100. Guardate, qui c'è un tombino che a luglio festeggerà un anno dalla sua rottura. Signori, non è un fatto estetico, è un fatto di sicurezza. Qui stiamo parlando di un'altezza di 2 metri. Se un bambino va a finire qua dentro o un anziano inciampa, succede davvero una tragedia. Rendiamoci conto. Ecco l'incapacità amministrativa di tutta l'amministrazione Melucci Musillo, perché hanno amministrato assieme, e ora dobbiamo dire anche il silenzio assoluto, il nulla cosmico rappresentato dal commissario prefettizio. È mai possibile che non si riesce a risolvere una situazione banalissima? Detto volgarmente, occorre mettere un coperchio, un nuovo tombino, una copertura, nulla di più. Si mette la transenna e campa cavallo che l'erba cresce. Allora ecco perché nel mio programma ho istituito il servizio di pronto intervento H24, un pronto intervento per quelli che sono gli interventi di vivibilità quotidiana, quegli interventi che si fanno in 4 e 48 prima ancora di tutte le lungaggini della burocrazia. C'è il tombino rotto, aspettiamo che qualcuno ci vada a finire dentro e succede una catastrofe. In 4 e 48 io da sindaco in mezza giornata ti faccio arrivare un nuovo tombino, una nuova copertura. Ma stiamo veramente scherzando? Guardate com'è profondo, cioè non posso entrare, sennò veramente 2 metri sono. Per non parlare poi di tutto il resto, la zona completamente ammorbata, ci sono zanzare, ma qualcosa di e qui ci sono i bambini che giocano con le varie giostrine, i vari, insomma, strumenti atti appunto a far divertire i più piccoli. Ma è uno scempio! Melucci, tu parli di riqualificazione, tu non sai cosa significhi amministrare. Sei terra, guarda, e sono state fatte un sacco di segnalazioni, non è che non sapevi niente. I vigili sono venuti e hanno messo questa transenna. Arrivederci e grazie. Cambiamo musica, dal 12 giugno queste cose si risolvono in 4 e 48, perché sarò un sindaco molto dinamico, l'ho detto, il sindaco sceriffo, e se qualche funzionario non si muove e non provvede, lo smuovo io, gli faccio sollevare subito il sederino dalla sedia. La sicurezza prima di tutto. Chissà, lo ripeto, cosa potrebbe succedere, e voglia Dio che mai accada. Cambiamo musica, su.